L'elezione del presidente è avvenuta, ora dobbiamo pensare esclusivamente al territorio. È questo uno dei passaggi cruciali delle linee programmatiche illustrate in mattinata del suo primo consiglio provinciale da presidente da parte di Luca Di Stefano. 6 pagine asciutte con obiettivi e consapevolezza di un ente che tanto può fare, soprattutto a livello di ponte tra le istituzioni sovraordinate e il territorio. Il neopresidente ha ribadito la necessità di una squadra che lavori in maniera unitaria, completare le iniziative in corso e centrare nuovi obiettivi con nuovi programmi e progetti. Semplificazione nello sviluppo, strade più sicure e scuole all'altezza degli studenti europei, il tutto con attenzione ai nuovi fondi a disposizione del PNRR. E poi rilancio dell'occupazione, crescita sostenibile e rendere il territorio attrattivo. Tante le sfide da portare avanti, compresa quella dell'acqua con l'attività della STO ATO 5 nella risoluzione delle problematiche e nell'intervento sulle infrastrutture idriche. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Grande emozione, grande soddisfazione. Siamo qui per iniziare un nuovo percorso insieme, un nuovo percorso che vedrà la provincia di Frosinone essere un punto cruciale della regione Lazio. Vorrei che questa provincia fosse ancora più attrattiva sotto il punto di vista economico, sociale e occupazionale, quindi lavoreremo affinché tutto questo possa essere possibile. Il presidente Di Stefano è al lavoro per individuare la squadra che lo affiancherà in questa sua prima esperienza da inquilino più importante di Palazzo Iacobucci. Ancora è presto perché dobbiamo aspettare alcune rifiniture tecniche, dopodiché penso che già tra 10 giorni riusciamo a delineare la squadra totale.